Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo episodio della serie Making of delle nostre armi preferite. Come avete detto dal titolo, oggi andremo a riprodurre l'ultima arma esotica aggiunta in Destiny 2, l'effigie rovinosa. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi se ancora non lo avete fatto e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Detto questo, iniziamo! Come al solito, prima di iniziare a scolpire l'arma vera e propria, dobbiamo dedicarci alla progettazione del modello 2D. Essendo un fucile laser, quindi una relativa novità come tipologia di arma nel gioco, sul portale di riferimento di Bungie non ho trovato le dimensioni precise dell'arma. Mi sono dovuto quindi arrangiare facendo un paragone con una spada, arma del quale ho già un modello delle dimensioni giuste. Andando in torre e equipaggiando le diverse armi, ho notato che queste rispettano più o meno la stessa lunghezza. Tracciato quindi un modello approssimativo del fucile laser, l'ho poi inserito nei progetti della Mangia Tenebre, di cui trovate il video nelle schede, per poi scalarla alle dimensioni esatte. Diviso poi il modello nei vari fogli A4, li ho stampati, tagliati ed incollati per ottenere una traccia dell'effigie. Fatto ciò, è quindi ora di passare alla sagomatura. Per iniziare a sagomare il nostro fucile dobbiamo prima di tutto tracciarne la sagoma sul pannello di polistirene. Fissato quindi il modello di carta, con un pennarello seghiamo i bordi e disegniamo i fori interni. Fatto ciò, con il seghetto elettrico possiamo estrarre l'arma dal pannello. Per praticare i fori del fucile ho poi utilizzato il trapano con una punta di legno, in modo da poter inserire la lama nel seghetto e procedere a tagliare dall'interno. Ora, come possiamo vedere dalle immagini di gioco, la parte posteriore dell'arma presenta un dettaglio sulla parte superiore. Per inserirlo utilizziamo quindi un taglierino e andiamo ad eliminare gli spigoli sulla parte alta del calcio. Definita la forma del nostro fucile, c'è ora bisogno di ammorbidire angoli e superfici con una mano di carta vetrata. Attenzione però, perché per quanto riguarda i bordi non vogliamo ottenere un effetto tondeggiante. La caratteristica di quest'arma è infatti la sua geometricità. Passando quindi sui vari spigoli dovremmo semplicemente ammorbidirne appena la forma, in modo da non avere un angolo vivo, che sarebbe improbabile come struttura dell'arma, anche perché è scomodo da impugnare. Anche la sagomatura è finita, è quindi ora di passare ai dettagli. In contrasto con le forme definite ed eleganti dell'arma, i dettagli che la caratterizzano sono decisamente caotici, dato che riportano i danni della ruggine sul corpo del fucile. Prima di andare a rovinare le parti arrugginite, però, dedichiamoci alle linee più definite. Iniziando dalle incisioni centrali, mi sono fatto aiutare da una squadra per tracciare con il filo del taglierino 11 linee parallele, partendo da quella centrale per incidere poi quelle più esterne, che vanno ad allungarsi man mano. Inoltre, come possiamo vedere dalle immagini del gioco, le linee centrali vanno a prolungarsi verso il grilletto dell'arma, come a volerlo collegare direttamente alla canna. Incise quindi le linee guida, ci basterà marcarle con la punta da Dremel per renderle più evidenti. Tracciati i dettagli minori, dovremo poi suddividere le varie parti dell'arma. Possiamo infatti notare come la parte bassa della canna è divisa dal resto del fucile da una piccola scanalatura che segue le linee del foro di quella zona. Tracciata quindi la linea da seguire con squadra e taglierino, sono andato a lavorare solo sulla parte più bassa della scanalatura con la punta da Dremel. In questo modo potremo creare un effetto visivo di maggior distacco tra le due parti, come se quella inferiore fosse leggermente più affossata rispetto a quella superiore. Lo stesso tipo di procedimento va poi fatto per la piccola incisione sulla parte alta vicino al foro più piccolo. Passiamo ora ai dettagli della canna e alle incisioni che dovranno creare l'effetto trasandato dell'arma. Innanzitutto vediamo come la canna va a rovinarsi sempre di più verso la parte più esterna, dividendosi quindi in una zona bianca, una zona di transizione di un color ruggine e la punta completamente arrugginita e quindi più scura. Iniziando quindi da quest'ultima parte, dovremmo cercare di rovinarla il più possibile, creando una superficie deforme e rugosa. Personalmente, per ottenere questo effetto, ho utilizzato la punta della Dremel rotonda, marcando particolarmente la mano, in modo da calcare dei solchi evidenti e eterogenei. Fatto ciò su entrambe le punte della canna, andiamo a incidere dei piccoli fori sulla parte più esterna. Per entrambe dovranno essere 4 file da 4, poste a modo di parallelogramma, quindi leggermente inclinate. Inoltre, per la parte inferiore, sullo spigolo più in basso, con il taglierino dovremmo eseguire delle piccole incisioni per creare un dettaglio a zigzag come nelle foto in game. Possiamo ora dedicarci a rovinare tutto il resto della nostra effigie. Come probabilmente saprete, quest'arma è collegata all'albero dalle ali d'argento che togliamo su io. Di conseguenza, per richiamare alle sue origini, l'arma ha lungo tutto il corpo delle incisioni simili alle venature di un tronco. In particolare, queste si sviluppano sulla parte bassa dalla canna fino ad arrivare al calcio. Per ottenere questo effetto legnoso, quindi, con la punta da Dremel più aguzza, ho fatto tante piccole incisioni, senza soffermarmi particolarmente su ognuna, ma andando quasi a graffiare la superficie con movimenti rapidi e leggeri. In questo modo le incisioni non saranno troppo profonde, ma creeranno un effetto visivo niente male.
Per ultimo ci occupiamo dei dettagli lungo il profilo del fucile. Per quanto riguarda la parte superiore, qui l'arma ha una lunga scanalatura che parte dalla canna e raggiunge più o meno l'altezza del grilletto, dove invece dovremmo incidere un piccolo rettangolo all'interno del quale saranno presenti le venature di cui parlavamo poco fa. Per la parte interna della canna invece continuiamo a tracciare il solco di quella superiore, fermandoci verso la parte centrale. Qui dovremmo invece disegnare un cerchio, il cui centro sarà proprio il foro d'uscita del laser. Da qui partiranno poi il solco che abbiamo tracciato sopra e uno simmetrico che andrà sulla parte inferiore, fino alla punta della canna. Abbiamo quindi ora completato i dettagli del corpo, ma bisogna ancora occuparci di creare il cilindro che andrà posizionato al centro della canna, per intenderci quello attraverso il quale passa il laser. Per ottenerlo ho sagomato due rettangoli disegnati nel modello 2D sul pannello di polistirene e li ho poi incollati tra di loro per ottenere un pezzo più spesso, per intenderci un procedimento simile a quello per la testa del martello da titano, il cui video trovate nelle schede. Asciugata la colla andiamo a tagliare con il taglierino gli angoli del pezzo che abbiamo ottenuto per arrotondare la forma fino ad ottenere un cilindro il più preciso possibile. Gli spigoli più piccoli andremo poi a smussarli con una carta vetrata, arrotondando anche quelli superiori e inferiori. Dobbiamo quindi bucare il cilindro, procedimento che devo ammettere mi ha creato qualche difficoltà. Dopo diversi tentativi ho optato per utilizzare la punta da legno del trapano, tuttavia facendo molta attenzione a non rompere il pezzo e andando a scavare poco alla volta. Fatto ciò, diamo una pasta di carta vetrata anche all'interno del cilindro e occupiamoci dei dettagli. Questo pezzo segue una trama spirale, successivamente divisa in tanti piccoli rettangoli. Inizialmente quindi con il taglierino ho tracciato le linee curve lungo il lato del cilindro, per poi dividere le strisce ottenute in tanti rettangoli, ed evidenziare il tutto marcandolo con la punta da Dremel. Con questo tutti i dettagli dell'effigie rovinosa sono terminati e possiamo quindi dedicarci alla pittura. La pittura di quest'arma è stata sicuramente una sfida, dato che l'effetto ruggine non è affatto semplice da ottenere. Dopo diverse prove però sono riuscito a raggiungere un risultato secondo me molto fedele all'originale, ma andiamo per gradi. Prima di tutto dobbiamo dare una mano di bianco su tutto il corpo dell'arma, lasciando senza colore solo le punte della canna che dovranno essere più scure. Dopodiché ho passato del marrone su tutte le zone colpite dalla ruggine, con pennellate uniformi per la canna e invece sempre più lievi e rapide man mano che mi allontanavo, per dare l'effetto della ruggine che si diffonde. Lo stesso procedimento utilizzato per la parte finale della canna l'ho poi riprodotto sul cilindro interno. Per queste due parti quindi ho usato una spugna appena sporca di un marrone molto scuro per tamponare sulla base già dipinta, ovviamente una volta asciutta. Mentre per l'effetto metallo la spugna va passata in maniera uniforme, qui si tratta di riprodurre macchie di ruggine accumulata. Dovremmo quindi tamburellare leggermente sulla superficie senza fare troppa pressione o spalmare la pittura. Per la zona meno arrugginita invece, quindi quella più interna della canna, ma anche tutte le macchie diffuse sul resto dell'arma, mi sono servito di un colore in più. Ho quindi seguito un procedimento simile a quello che vi ho appena descritto, ma utilizzando un marrone color terra e tamburellando ancor più leggermente per imprimere macchie più definite. Una volta asciutta anche questa mano, ho poi fatto lo stesso con il marrone scuro usato per il resto. Asciugata la pittura, il colore del nostro fucile sarà completo, e se avete seguito il procedimento dovreste aver ottenuto un effetto ruggine a mio parere abbastanza fedele. Non ci manca quindi che assemblare due pezzi e fissare con due spilli o chiodini il cilindro sulla punta della canna, per ottenere la nostra fantastica effigie rovinosa. Ok ragazzi, quindi questa è la mia effigie rovinosa. Io sono molto molto soddisfatto del risultato, soprattutto dell'effetto che è venuto fuori per la ruggine, che secondo me è abbastanza fedele, abbastanza realistico. Poi soprattutto sono riuscito secondo me a dare una differenza sostanziale tra la parte quasi bruciata e la parte invece che ha un po' di transizione di ruggine tra il bianco e quello nero. Mi piace veramente parecchio. L'unica cosa che forse avrei potuto migliorare è il fatto che all'inizio avevo in mente di passare, come abbiamo fatto per la Puleo con l'argento, una passatina di azzurro molto molto chiaro, molto molto lieve sulla parte bianca, per dargli un po' quei riflessi della luce, della magia, insomma, che dovrebbero caratterizzare l'arma. Solo che inizialmente ho detto lo faccio dopo, quando ho passato anche il marrone, per non andare a mischiare tutti i colori, ma ho pensato che
Effettivamente ormai sarebbe stato tardi perché avevo passato il marrone e poi veniva difficile passare anche con l'azzurro sopra, quindi ho preferito lascia stare. Comunque sono abbastanza soddisfatto anche perché questo è il primo fucile che faccio e mi piace soprattutto il fatto che si impugna bene. Si impugna veramente bene, infatti guardate, il calcio è ottimo perché l'impugnatura è perfetta. Qui ha l'altro pezzo di impugnatura che è molto comodo e il calcio batte perfettamente qua. Vedete che si piega anche un pochino, cioè questa cosa del calcio separato qua del buco che lo fa piegare un pochino, lo rende un pochino più elastico, però devo dire che è veramente molto comoda da impugnare. Volendo possiamo mirare così, insomma, cioè volendo, non c'è il mirino, ma vabbè. E quindi devo dire che sono veramente molto soddisfatto. Come al solito scrivetemi qua sotto nei commenti quali altre armi volete vedere, magari anche in prossimità di Oltre la Luce, se vogliamo fare qualcosa di nuovo, non so, lo scettro della sottoclasse dello stregone, per dirne una. Vediamo, comunque sconsigliatemi qua sotto nei commenti quello che volete vedere nei prossimi video. E detto questo direi che se vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.